Oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. La donna, la mamma di tutti noi. E ricordate che non si tocca nemmeno con un fiore. Ma paga cavanchia, lo finirei adesso il video. Ipocrite, siamo una manata di ipocrite. Più false di mio padre di quando gli scappava un peta al ristorante e incolpava a me per chi faceva malafiura. Che cosa condividiamo solamente oggi che nel resto dell'anno non ce ne frega niente? Che giusto giusto cade a fagiolo con l'evento della maestra che pochi giorni fa è stata messa alla gogna mediatica perché ha mandato delle foto e dei video spinti al suo ragazzo e lui per far vedere che è figo e che fa sesso le ha condiviso nel gruppo WhatsApp del calcetto. Giustamente forse non vedeva la gnagna dai tempi dell'antico Egitto e quindi voleva mostrarlo. L'unica cosa che ha dimostrato è che se ci fosse una gara per scimuniti, tu sei talmente scimunito che arrivi ultimo. Ma lei chi gliel'ha detto di mandare queste foto? La colpa è solamente la sua. Signora, lei ha un figlio, una figlia. Non gli controlli mai il telefono che vedrà cose che in confronto Pornhub e famiglia cristiana. Ormai rientra nella normalità che due fidanzatini si scambiano delle fotose. Certo, non ti puoi mai aspettare che lui o lei sono feciti gabbiano. Ma noi dobbiamo fare vedere che nella giornata contro la violenza sulle donne siamo tutti gentleman. Che poi lui, il giocatore di calcetto, non pensava di ferire nessuno. Ma poi dico, se la nostra compagna ci fa le corna, minchia, apriti cielo. Cioè, questo si è fatto cornuto da solo. Ma nella maglietta di calcio, come numero stampato 10, avrai 104, sicuro. Che poi sarà la classica persona che rimprovera la sua ragazza se esce con la minigonna. Assurdo che sono state le madri a riferire questa cosa alla direttrice e la direttrice l'ha licenziato, tutto fatto fra donne. Un comportamento così non si comprenderà. Signora direttrice, ma perché le foto ci vanno a suo marito? A suo padre, ai suoi figli o al suo ragazzo? Mamme puritane, i vostri figli che mandate all'asilo, le avete fatte con l'arcangelo Gabriele? A vostro marito, vostro compagno, non gli avete mai mandato una foto sexy mentre uscite dalla doccia? Mai? Strano, perché a noi ragazzi, mariti, compagni, piace, ci fa sentire desiderati, attratti sessualmente. Però se poi Kahneman, Kahneman, da, mette le foto tutto figone, voi gli sbavate dietro. Ah no, ci giriamo la faccia, sì. Vi posso garantire che su 10 coppie, 8 coppie si mandano foto. Violenza sulle donne non si intende solo quella fisica. Chiapro e chiudo parentesi, alzare le mani alla propria donna, madre dei vostri figli, è peggio di alzare le mani a vostra sorella o vostra madre. Nella catena alimentare venite dopo i vermi comunque. Ma anche quando andate a commentare sotto la foto di una ragazza con frasi denigratorie, quando fate revenge porn, anche queste cose sono violenze. Quando offendete la vostra ragazza o anche una sconosciuta. Lo sapete cos'è assurdo? Che noi dobbiamo fare una giornata dedicata alle donne che hanno subito violenza. Non dovrebbe esistere. Noi dobbiamo resettarci. L'avete presente il pulsantino, quello che tu schiacciavi con lo stuzzicadente nel Tamagotchi o che si trova in un sacco di apparecchi elettronici quando si bloccano? Ecco, lo dovrebbe avere la Terra. Messa al centro del Polo Nord, andare lì col stuzzicadente, tac, e resettare tutte cose. Sentire dire, ai miei tempi non succedevano queste cose. Si stava meglio prima, ora sono tutte facilissime. I vostri ragazze manco vi facevano uscire da casa, vi obbligavano a fare le casalinghe, ma che cazzo? E io pensavo che fra donne vi davate man forte per le uguaglianze. Meno male che non sono tutte così. Dobbiamo resettarci. Upi muy uri qui. Ma baka kamar.